Buongiorno a tutti, grazie, cominciamo perché abbiamo una gior tre giornate molto molto serrate e quindi tempi molto veloci. Sono Simona Maggiorelli di Left, sono molto onorata di essere qui a dare una mano per questa tre giorni di About City e Human Place la giornata di oggi si intitola luoghi dove crescere e poi ci aspetta domani luoghi da trasformare e luoghi da immaginare allora brevissimamente due notizie su come è organizzata la giornata ehm, e il contesto in questo, chiaramente in questo periodo come sappiamo siamo dentro ancora purtroppo a una pandemia tanti nodi sono venuti al pettine problemi che c'erano già disuguaglianze, disuguaglianze nella formazione, disuguaglianze economiche, nelle opportunità. Però come sempre una crisi potrebbe essere anche un'occasione, dobbiamo, abbiamo lo, il dovere di utilizzarla come occasione per riuscire a trasformare la città e eh, il mondo della scuola, a rimetterla al centro. E, e quindi queste giornate saranno eh, in parte di analisi, in parte proprio di ricerca, di una roadmap, di possibilità. A questo servono poi i tavoli di lavoro. come Sapete meglio di me, proprio specifica, concreta, magari poi da consegnare a, a chi fa politica, a, a chi lavora nelle istituzioni. La giornata di questa mattina prevede due talk e poi eh, ci occuperemo dei tavoli. Allora, vi devo fare delle, insomma, darvi delle informazioni ecco, un po' più specifiche, fare dei ringraziamenti, mi perdonerete. Allora, innanzitutto eh, i due talk iniziali sono la città dei ragazzi e delle ragazze e povertà educative e fragilità territoriali. E questo è sostanzialmente il quadro, il quadro di partenza da cui poi si snoderanno i tavoli di lavoro. E, e poi alle 17 ci sarà un momento di restituzione di questi tavoli, quindi vi invitiamo tutti a partecipare a questo momento. E per arrivare poi all'opening vero e proprio delle 18.30 con i saluti ovviamente del Comune di Milano e l'attesa lecture del professor Appadurai. E About the City è realizzata in partnership con U Labs, MMSPA, Rekeep e con il sostegno della Fondazione Comunità di Milano. Il palinzesto Luoghi dove crescere è in collaborazione con la Fondazione Marazzina e, e ovviamente tutta l'iniziativa, come ben sapete, si svolge nell'ambito di Milano Arc Week promossa da, appunto dal Comune di Milano in collaborazione con la Triennale e con il Politecnico e la Fondazione Fentrinelli. Che ci ospita. Bene, io direi di cominciare subito proprio per quello che dicevamo prima, poi ci sarà tempo anche per approfondire e discutere, e, e quindi inviterei subito sul palco Elisabetta Dodi, eh, che appunto dialogherà con il maestro Franco Lorenzoni. E quindi pedagogis pedagogista, formatrice, eh, svolge attività di ricerca sulle relazioni interculturali all'Università cattolico e molto altro, mi fermo qua. E due parole su Franco Lorenzoni che tutti conoscete, è un maestro dalla straordinaria esperienza quarantennale, ha ideato questo luogo d'avanguardia che è il Cenci Lab ad Amelia, ha scritto tantissimi libri e personalmente vorrei anche ringraziarlo per il contributo che ha dato al nostro settimanale Left aiutandoci a pensare la scuola appunto non solo come luogo di di trasmissione del sapere, ma anche luogo eh, come, di costruzione culturale, di, di sperimentazione radicale di nuove idee, di creazione di nuovi spazi mettendo al centro eh, i ragazzi, perché, questi, perché sono loro i protagonisti, e il punto di vista di Franco Lorenzoni è rivoluzionario proprio per questo perché li mette al centro. Vogliamo cominciare? Grazie. Bene, buongiorno Franco, ben trovato. Bu buongiorno a voi. In, questa, in questo dialogo un po' surreale, ma <ride> come dire, finalmente riusciamo anche a fare un dialogo parzialmente in presenza, quindi credo che questo come dire, sia anche un, un segnale importante che eh, come dire, le strade eh, evolvono e come dire, dei cambiamenti sono possibili. Quindi, come dire, credo che oggi anche per la per il percorso che abbiamo fatto anche con Fondazione Feltrinelli di tanti appuntamenti, webinar, come il fatto di oggi, anche come dire un po' celebrare questa giornata partendo da un incontro che è anche un incontro in presenza, credo che sia come dire, un momento anche importante. E con Franco abbiamo condiviso alcuni pensieri rispetto alla giornata di oggi, io in realtà mi prendo davvero un minuto. Anche un po' per contestualizzare l'incontro di oggi dentro a un, un percorso che abbiamo attivato, che Fondazione Fentrinelli ha attivato nei, nei mesi eh, scorsi, un percorso che ci, ci trova oggi come dire, a condividere alcune riflessioni e a svilupparne e esplorarne di nuove. Nel senso che siamo partiti ormai più di un anno fa con una riflessione sui temi della povertà educativa Um, sapete benissimo come dire, che anche grazie a finanziamenti importanti e da uh, un po' che questo tema della povertà educativa attraversa i progetti, le riflessioni, i lavori anche di molti di noi. E eh, come dire con una, una, un, un, una, un obiettivo che Fondazione ha dichiarato da subito che era quella di provare a esplorare la povertà educativa, appunto non solo e non limitatamente come povertà di bambini e bambine, di ragazze e ragazzi, ma provare a esplorare la povertà educativa secondo un approccio che fosse appunto multifocale, multidisciplinare. E questa è stata un po' la premessa con cui anche Fondazione, Cari, eh, Fondazione Feltrinelli, scusate, ha convocato. Diverse, diversi di noi per partire insieme in un percorso un po' di, di, di esplorazione, di ricerca. Quindi, il presupposto dal quale siamo partiti è che la povertà educativa non è solo una povertà di bambine e bambini, ma è qualcosa di molto anche più ampio, più declinato eh, e più profondo. Allora, povertà educativa come povertà degli adulti in primis, povertà di una povertà, una incapacità, una fatica degli adulti a come dire, farsi accompagnatore e sostenitori dei percorsi di crescita di bambini e bambini, è una povertà anche dell'istituzione scolastica, dove dico una povertà dell'istituzione scolastica distinguendo però tra istituzione scolastica e scuole, perché le scuole non coincidono sempre con l'istituzione scolastica, è una povertà dei territori. È una povertà dei territori. Vabbè, abbiamo qua Giulio Cederma che su questo come dire, ci ha detto molto, grazie a, a, a tutte le pubblicazioni fatte, no? a tutti appunto, gli atlanti anche sulla povertà educativa. È una povertà dei territori, ma è una povertà culturale, è una povertà aggregativa, è una povertà di offerte ed esperienze eh, educative significative. L'esempio anche che facevamo spesso è eh, una povertà di eh, esperienze, non solo di contesti e di spazi, perché come dire, dicevamo un campetto dove giocare a calcio talvolta è un'esperienza più significativa rispetto a un allenamento con una società sportiva, per cui dobbiamo anche stare attenti a non confondere gli spazi e le strutture con il potenziale educativo di un territorio. E allora ci siamo detti, ma come dire ci siamo detti, come molti altri con noi hanno detto, che eh, parlare di povertà educativa, contrastare la povertà educativa, significa oggi riabilitare eh, il potenziale educativo dei territori. E questo è il motivo per cui, anche come dire, oggi il tema è quello della città. Eh, una città eh, che quindi, come dire, diventa e deve diventare eh, come dire, una città capace di offrire esperienze eh, significative per i bambini e le bambine. E allora la domanda, anche la riflessione che, che pongo un po' a Franco Lorenzoni è proprio questa. Eh, in questi ultimi mesi, tra l'altro, siamo stati dentro un po' tutti a una retorica hm, che ha, come dire, fatto appello alla città perché la città venisse in aiuto della scuola. Con l'offerta in realtà molto parziale, però di spazi, è come se la città dovesse venire in aiuto offrendo spazi, luoghi dove la scuola potesse fare lezione. E invece, come dire, oggi vorremmo con Franco Lorenzoni provare un po' a ribaltare questa, questa riflessione e dire: ma come la scuola, come le scuole possono venire in aiuto della città? Cioè, come. Il lavoro che oggi sta accadendo dentro alle scuole, che è un lavoro tra l'altro di grandissima fatica e mi permetto anche di grandissima sofferenza, perché chi sta lavorando oggi con le insegnanti e con i collegi sa anche della grande sofferenza e fatica che sta attraversando in questo momento le scuole, ma come. Le scuole, il lavoro che le scuole stanno facendo, le sperimentazioni che le scuole stanno provando a far partire possono contribuire, possono aiutare, possono contribuire a trasformare le nostre città, e riabilitando quindi anche quello che è un sapere, una competenza educativa della scuola, delle scuole. Quindi uscire un po' da questa retorica che la, la città deve aiutare la scuola perché la scuola è in grande difficoltà, ma riabilitare la scuola perché la scuola possa farsi trasformatrice dei paesi, delle città e forse anche dell'istituzione scolastica. Questo è uno dei passaggi forse più complicati, che le scuole possano anche trasformare l'istituzione scolastica, ripeto, dove le scuole non coincidono spesso con l'istituzione scolastica. Con questo mi fermo, ringrazio ovviamente Franco Lorenzoni e lascio a lui la parola. Eh, grazie, grazie molto dell'invito, eh, sono contento di essere con voi anche purtroppo da distante. Ma... Eh, allora, visto che il tempo è molto breve, cerco di fare un po' una specie di elenco di alcune cose che credo siano importanti da sottolineare. Allora, innanzitutto, partiamo da un'affermazione: la scuola può contribuire a migliorare la città, a trasformarla, a rigenerarla, questo diciamo, è l'ipotesi. Ma non è solo l'ipotesi, è anche una pratica concreta che alcuni insegnanti fanno, alcune scuole intere fanno, alcuni dirigenti scolastici cioè, mm, favoriscono e, ed è fondamentale, anzi in luoghi eh, particolarmente degradati o difficili spesso le scuole sono eh, l'unico luogo pubblico eh, che eh, contribuisce alla cittadinanza. Eh, C'è una frase di Renzo Piano che a me piace quando dice la città, il contrario della città non è la campagna ma è il deserto, ecco, il contrario è il deserto, quindi noi siamo qui per, eh, o, non so, cercare delle oasi o per contrastare la desertificazione, eh, chiaramente parliamo di desertificazione culturale ma è, è gravissima, come giustamente ha detto Elisabetta, riguarda gli adulti, riguarda gli spazi, riguarda… <coughs> Eh, la visione stessa diciamo, dei luoghi e come li si abita allora eh, il principale nemico della città è la discriminazione diciamo ciò che rende una città poco vivibile è quando una città è molto discriminante e naturalmente eh, il principale eh, nemico anche della democrazia oltre che della città è quando ci sono cittadini che si sentono di serie B cioè, per essere nati in un quartiere, per essere costretti ad abitare in un certo posto, si sentono meno cittadini degli altri. Eh, per i trasporti, per i parchi, per le offerte culturali, per la possibilità di portare un bambino a giocare in un luogo adatto a lui. Insomma, per, per quello che sappiamo benissimo, delle disparità tra le varie zone della città. Eh, ora la scuola, eh, io dico sempre questa frase un po'... Insomma, o la scuola è un po' meglio della società che la circonda, oppure che cosa ci sta a fare? Deve essere un po' meglio. Allora, che cosa vuol dire che deve essere un po' meglio? Vuol dire che dentro la scuola, e questo tantissime insegnanti, eh, uso il femminile perché per esempio nella primaria sono il 96% le donne che vi lavorano, tantissime insegnanti in questi ultimi 30 anni hanno lavorato in modo straordinario nell'integrazione per esempio dei ragazzi, bambini di famiglie straniere. Eh, non è un caso che tanti insegnanti hanno aderito alla campagna sull'Uius Soli e l'Uius Culture, perché evidentemente l'idea che tutti i bambini siano cittadini è un'idea fondante di un'educazione democratica. Eh, tutta la scuola può contribuire al miglioramento della città, a partire dai nidi. Allora, i nidi, per esempio, io sono convinto che se c'è una scelta da fare rispetto ai fondi del Recovery Fund. Fondamentali in questo momento per capire come saranno spesi, no? la qualità di questa spesa pubblica rispetto all'istruzione, i nidi sono fondamentali, perché i nidi eh, molte statistiche internazionali ci dicono che la qualità di istruzione tra 0-3 e 3 anni, eh, dell'accudimento, è una delle poche cose che veramente aiuta a superare la povertà educativa delle famiglie. Questo è molto importante. Quindi pe pensare alla scuola tutta insieme, diciamo, dai nidi all'università, come Post, diciamo, come luogo di rigenerazione della città. Poi naturalmente c'è tutto il grande tema dell'alfabetizzazione. Cioè, in un mondo di adulti fortemente analfabeta, queste sono le preoccupazioni de, dell'ultimo De Mauro, diciamo così, era la sua disperazione no? di, di, di stare in un paese in cui l'analfabetismo adulto è gravissimo, no? perché, perché questo impedisce, eh, diciamo, impedisce il pieno. Mh, dispiegamento Della democrazia, no? perché se chi vota non ha le informazioni e non sa ragionare sulle informazioni, tutti ne, veniamo, tutti ne siamo eh, colpiti. No? Questo è un tema molto, molto, importante. Quindi, cosa può fare la scuola quando in una società fortemente dealfabetizzata? Evidentemente, deve costruire dei luoghi che siano eh, luoghi di non so come dire di ricchissima alfabetizzazione, rivolta a tutti particolare ai più fragili. E una delle possibilità di far questo è differenziare i linguaggi. Noi sappiamo che per includere, per essere inclusivi rispetto a tutte le fragilità o disabilità o, o diverse provenienze, avere una scuola che pratica mh, una pluralità di linguaggi è molto più, apre più possibilità. Allora mi piacerebbe investire sul tempo pieno, tempo pieno. per esempio a Milano c'è per, per tutto, però io non capisco perché a Milano c'è e non a, a Caserta e non a Palermo e non a Brindisi. Cioè diciamo, perché c'è una disparità di tempo scuola, di offerta proprio di base, nella scuola di base a, a bambini di regioni diverse. E poi una cosa di cui si parla da anni ma non si fa, le scuole aperte tutto il giorno delle scuole aperte il sabato, scuole aperte la domenica cioè investire sulla scuola come luogo che sia un luogo permeabile alla città che possa essere diciamo, occupato dalla città o dai ragazzi, dai giovani adesso eh, non solo nella giornata immaginiamo, però anche qui vorrei dire, mi piacerebbe delle scuole factory, cioè delle scuole in cui si fa teatro, dove si fa musica, dove si possono eh, poi ci sono gli strumenti tecnologici facilitano questo, no? S veramente potrebbero essere luoghi di creazione culturale, anche non strettamente scolastica. Ecco, mi piacerebbe che le scuole fossero un punto di incontro tra l'educazione formale e non formale. E... C'è un altro punto. Allora, come i bambini guardano la città? Le bambine e i bambini, i rag le ragazze e i ragazzi guardano la città. Allora, io sono stato allievo, per grande fortuna, di Emma Castelnuovo, e e che era una fantastica professoressa di matematica, ma anche mh, aveva in testa la geometria, che, che, che lei diceva è, è il modo di guardare lo spazio, no? e lei usava continuamente l'architettura e anche l'urbanistica come, come luogo per, per capire la geometria, in realtà la geometria per capire la città, perché poi questo è il ribaltamento fondamentale. Allora lei diceva, non possiamo mai andare a fare una gita, una passeggiata, senza avere delle domande. Eh, Faccio un esempio proprio piccolissimo. Mi ricordo che con i bambini della mia scuola di Giove, un, un anno in quarta elementare, siamo andati agli Uffizi a Firenze e siccome noi avevamo fatto tutto un lavoro sull'ombra, era un anno in cui tutto l'anno abbiamo dedicato all'ombra, loro avevano questa domanda, che, che, come rappresentano l'ombra i pittori? È stato bellissimo come abbiamo guardato gli Uffizi, abbiamo attraversato questo matrimonio meraviglioso, diciamo, questo viaggio nella storia della, della pittura del nostro paese. Con i bambini che andavano a guardare come, come si dipingeva l'ombra, scoprendo per esempio che fino al 1200 l'ombra non c'erano, quando il cielo era d'oro non, non ci dovevano essere ombre, e poi piano piano invece arrivano, e poi naturalmente a quando arriviamo a Caravaggio esplode l'ombra. avere una domanda è un modo di camminare nella città e guardare le cose in modo diverso. E questo è un po' mi piacerebbe, diciamo, se in questi giorni. È, è, escono delle, delle, delle suggestioni i suggerimenti su questo sarebbero molto importanti no? cioè con quali domande l'infanzia, l'adolescenza può guardare la città ma naturalmente a condizione che la esplori cioè che poi dalle mura delle scuole si esca io faccio una proposta, è, è tempo che ripeto sempre questa cosa perché mi sta molto praticamente a cuore mi piacerebbe che in questo momento di emergenza così difficile come ha ricordato prima e eh, di cioè in cui veramente gli insegnanti stanno faticando tantissimo e si stanno impegnando in modo straordinario, insomma una, la gran parte, e noi potessimo anche uscire fisicamente dalla scuola e dire: questa piazza, queste vie, eh, cioè intorno a ogni scuola ci vorrebbe un'isola pedonale. Cioè ci vorrebbero degli spazi liberati dell'automobile in cui si dice eh, con dei cartelli con scritto scusate il disturbo, stiamo studiando per voi, stiamo ricercando per voi, eh, cioè stiamo facendo scuola nella città perché ci teniamo a che tutti possano eh, fare scuola in presenza. Sarebbe bello, sarebbe un bel segnale che intorno alle scuole, dove è possibile o, o vicino alle scuole ci siano spazi. Eh, ci siano spazi dove, dove i bambini possano circolare liberamente perché, perché sono dedicati a loro nella piccola scuola di Giove dove insegnavo che sono delle maestre brevissime ancora adesso eh, hanno scelto se, otto posti del paese con, mettendoci un cartello classe prima diciamo, quest, questa piazza questo angolo è, è la nostra aula esterna è, è un bel segnale no? perché dire anche che l'educazione invade la città no? questo, questo è molto importante c'è un altro aspetto Ehm, nelle situazioni più degradate in cui la scuola veramente può essere un luogo di progettazione. Non so, parlavo con la dirigente scolastica dello Sperone di Palermo, una realtà veramente durissima, e lei diceva il nostro problema è che costruiamo tanto nella scuola, una scuola veramente che sperimenta in modo molto efficace, insomma, appassionato, e dice però il problema è che il quartiere disfa quello che noi facciamo la mattina. No? C'è un quartiere in cui l'unico posto curato, è l'erba del McDonald's, eh, chiaramente eh, sta dando un'immagine del pubblico e del collettivo come degrado, come discarica del McDonald's. E questo non è che è una cosa che non incide, eh, eh, nel sta modo di, dando di, un'immagine dei del bambini pubblico, dei ragazzi come possono pensare collettivo. al pubblico, alla Repubblica, diciamo, alla Costituzione, al nostro stare insieme se l'immagine del pubblico è quella, è la discarica. Allora, questo è un punto veramente fondamentale. Una scuola come luogo di progettazione, ma qui naturalmente ci vuole un rapporto con la politica, con le associazioni, col terzo settore, cioè diciamo, una possibilità che la scuola diventi volano di quel famoso patto educativo, di quella. Eh, insomma. Che tutti auspichiamo, no? la scuola da sola nel deserto non ce la fa, dobbiamo dirlo francamente. Allora, se non ce la fa, non, non sto parlando male della scuola pubblica, assolutamente. La scuola deve essere il centro, però deve aprirsi alle collaborazioni più, più importanti, più interessanti. Ricordo una frase che diceva Carla Melazzini, una straordinaria insegnante che purtroppo non c'è più, ma che ha lavorato proprio all'inizio alla progettazione dei Maestri di Strada, vent'anni eh, fa a Napoli. Lei diceva: Una didattica itinerante lungo strade che non sono quelle della propria nicchia antropologica, ma sono tutte le strade della città. Nessun percorso mentale di conoscenza fatto sui libri e quaderni può essere innescato dentro le aule scolastiche, almeno per i ragazzi come i nostri, ma credo non solo. Se il cammino di piedi materiali su strade non conosciute non sblocca le emozioni di una paura paralizzante, allora la paura paralizzante dei ragazzi che pensano che il loro quartiere è l'unico luogo possibile, è chiaro che, che, che come si può innescare un'immaginazione positiva. Allora l'esplorazione della città come uscita dalla propria nicchia. Questo è un altro punto, credo, rilevante. E ancora, c'è un fenomeno. Abbiamo pochissimi minuti, sì, lo, lo so, Franco, so, grazie. So, so. eh, eh, C'è un fenomeno che a me preoccupa tantissimo, in particolare a Milano, che si chiama della fuga bianca, cioè dei, eh, dei, dei ragazzi che, che vengono tolti dalle scuole perché troppo multietniche. Allora, negli anni 70 a Torino, che è il posto dove fu inventato il tempo pieno, inaugurato, succedeva il contrario, cioè succedeva che c'erano queste scuole di periferia che erano talmente belle, talmente ricche come offerta, che... Alcune famiglie del centro, diciamo borghesi, portavano i loro figli in queste scuole. Ecco, mi piacerebbe questo: piacerebbe pensare che le scuole delle periferie sono talmente ricche, talmente belle, talmente piene di offerte, che aiutano questo rimescolamento, perché il rimescolamento è fondamentale. Finisco con un'immagine che per me è bellissima. La scuola Simonetta Salacone di Roma è, sono stati i genitori, insieme agli insegnanti, che hanno. Fatto da scorta a quella mamma rom che, vole che volevano espellere i fascisti, i nazisti dal suo appartamento ricevuto per legge. Ecco, questa scuola, la scuola che sa difendere il diritto di abitare di una differenza dentro un quartiere, è la scuola che sta facendo la sua funzione educativa, ma anche sociale, ma anche politica. Grazie. Grazie. Grazie mille. No, non, non aggiungo nulla perché direi che, come dire, abbiamo una giornata lunga per esplorare pensieri e piste di lavoro, quindi non è, oggi, non è questo il momento per aggiungere ulteriormente. Eh, riprendo solo due parole che mi sembrerebbe utile anche un po' lasciare. Alla giornata di oggi, un po' come anche sollecitazione, eh, facendomi alcune riflessioni di, di Franco Lorenzoni, eh, come noi oggi riusciamo a sostenere quindi eh, la, la, la capacità della scuola, da un lato, di appunto, difendere. Eh, la scuola deve, come dire, eh, deve essere capace anche di difendere eh, di difendere tante cose. Eh, e dall'altra parte eh, il, il, te, il tema un po' della contaminazione. Oggi il tema, la, la contamina, contaminazione no? è, un tema, è una questione che fa molta paura, anzi eh, stiamo, come dire, tutto si sta organizzando anche dentro la scuola per decontaminare la scuola e per far sì che la scuola sia un luogo appunto, non contaminabile. In realtà la spinta, la prospettiva è proprio quella invece di far sì che la scuola, come dire, sostenga, promuova una contaminazione. E questo, come dire, ci dice anche un po' del paradosso in cui siamo in questo tempo, in questo tempo storico in cui da un lato abbiamo la necessità e il bisogno appunto di, di, di non pensare la scuola come coincidente con i suoi spazi fisici e con i suoi oggetti di arredo, ma di pensare la scuola come ambiente eh, di apprendimento e quindi che va al di là e va oltre i suoi oggetti fisici e, e i suoi spazi fisici. Dall'altra parte invece abbiamo tutta una serie di normative che invece spingono perché la scuola venga ridotta e rinchiusa dentro, come dire a degli spazi fisici e, e, a, e a degli oggetti di arredo. Allora, dentro a questa dinamica, cioè possiamo dichiarare, dobbiamo dichiarare che la scuola deve uscire, deve fare, deve contaminare, dobbiamo però anche sostenere in questo senso, sì, la scuola a trovare però delle pratiche possibili. Perché altrimenti diventa un'operazione, come dire, di una frustrazione in questo momento storico davvero molto faticosa. Quindi, in questo senso, la scuola va aiutata non tanto a dire che cosa la scuola deve fare, ma anche a costruire delle pratiche di possibilità in questo tempo in cui dichiariamo alcune cose, ma ci sono tutta una serie di movimenti che spingono invece nella direzione opposta. Per cui, dentro a questa credo contraddizione. Eh, non so se, se, se Franco vuole aggiungere giusto l'ultimo feedback, però credo che dentro a questa contraddizione dobbiamo aprire degli spazi di possibilità, altrimenti la scuola rischia davvero un po' di soccombere. Grazie. No, va bene così. insomma, Penso che, che è importante ehm, favorire e soprattutto documentare e raccontare tutte le volte che si riesce a rompere qualche muro, a rompere qualche barriera, questo è importantissimo. Dobbiamo dare fiducia perché è, un è il momento di costruire. È il momento di costruire. Se non lo facciamo adesso, se non stiamo attenti a che questi fondi che arrivano, questi, questi fondi non ce li presta l'Europa, ce li presta i nostri figli, i nostri nipoti, stiamo caricando sulle loro spalle un debito enorme. Allora, per favore, cerchiamo veramente di costruire tutti impegniamoci perché si costruisca e penso che si può costruire sempre dando valore alle cose buone che si sono fatte, che si stanno facendo. Quello è, il, è la conoscenza, è la conoscenza che, che aiuta, a. perché i problemi sono enormi, sono giganteschi, e dunque ci vuole conoscenza e pratica e valorizzare questa, perché sennò no non, non, non abbiamo bussola di orientamento, insomma, mettiamocela tutta. Grazie. Grazie, grazie Franco Lorenzoni. Sono io che ringrazio sentitamente Elisabetta Dodi e Maestro Franco Lorenzoni, grazie di cuore. Eh, adesso ci avviamo al secondo talk della giornata, eh, Povertà Educative e Fragilità Territoriali, che ha un filo molto diretto con questo. Ci vediamo dopo Elisabetta, grazie. E intanto invito a salire sul palco Giulio Cederna e vi dico due parole minime su questo incontro allora in realtà appunto il filo è fortissimo con quello che abbiamo detto finora perché eh, Franco Lorenzoni proponeva anche un'idea di scuola come luogo di lotta alle disuguaglianze luogo in cui eh, anche di impegno di impegno civile non, non solo appunto di trasmissione di nozioni e appunto con Giulio Cederna vorremmo affrontare proprio questo aspetto. Noi sappiamo, Giulio, che già prima della pandemia sapevamo che in Italia c'è oltre 1.200.000 bambini in povertà assoluta e che si combina anche con una povertà educativa, di offerta educativa. Con la pandemia la situazione è estremamente peggiorata e c'è un problema gigantesco, anche spero tu ce ne parlerai, di dispersione scolastica che ormai in Italia, per dare un dato, arriva All'oltre 14%. Allora eh, Giulio è, come sapete tutti, giornalista, eh, ha lavorato per Amref, la Legambiente, Save the Children, <ride> soprattutto mi preme ricordare appunto il suo Atlante, Atlante delle povertà educative, che ha avuto addirittura 10 edizioni, che ha 10 edizioni. E, mh, prima di dargli la parola, eh, però eh, ci vediamo, ci dovrebbe essere richiedo conferma alla regia, ci dovrebbe essere un intervento video di Wendy Copp sul, sul tema che è SEO e cofondatore di Teach for All, una rete globale di organizzazioni indipendenti senza scopo di lucro che lavorano per espandere le opportunità in, in, educative nei loro paesi ed è fondatore di Teach for America, un corpo di insegnamento nazionale. Siamo pronti con il video? Oppure cominciamo, ecco. Allora intanto se eh, vogliamo intanto iniziare la, la nostra conversazione eh, ti lascio un tempo appunto per fare la tua relazione e poi intervengo successivamente, grazie. Eh, grazie. Ma, grazie a tutti, è un piacere essere qui. Sì, ho preparato una piccola relazione con alcune immagini che scorreranno alle mie spalle eh, per cercare di raccontare in questi anni. Mi è capitato, eh, grazie a questa esperienza m, molto importante che ho fatto con eh, l'Atlante di, di Save the Children, che ho curato eh, dal 2010, di raccontare attraverso dati, e analisi e mappe la fragilità dei territori italiani dal punto di vista dei bambini. E la scoperta principale... Eh, che abbiamo fatto in questi anni è stata proprio che eh, forse ehm, è senz'altro vero che la povertà educativa riguarda l'intero paese, parliamo di povertà di ritorno analfabetismo funzionale e sicuramente colpisce anche eh, le tutta la popolazione italiana, ma c'è un territorio proprio di grande fragilità che è quello dei bambini. Lo vediamo con un dato eh, economico che ci preoccupa molto, quello eh, del, dell'impoverimento. Che ha colpito eh, appunto, la, la fascia dei bambini 0-17 dal 2008 al 2018. Sono dati eh, che ci fanno pensare che quello che, eh, che assisteremo nei prossimi eh, mesi, nei prossimi anni, potrebbe essere veramente molto difficile, si stima. Eh, Safe the Children ha stimato un milione di eh, nuovi bambini poveri. Eh, se pensiamo che dal 2008 i bambini in povertà assoluta si stimava, l'Ista stimava che erano nell'ordine dei 300.000 e che nel 2018 erano diventati un milione e 300.000 con certamente due crisi difficili ma non paragonabili a quello che ci aspetta, eh, capiamo che questa, questa crisi e questa pandemia sta colpendo, colpirà sicuramente nuove generazioni in maniera... Eh, drammatica. Eh, lo ha citato prima Franco Lorenzoni nel suo intervento, l'importanza dei, dei territori della primissima infanzia, i territori, la, la spesa per la prima infanzia, per gli asili nido. Eh, qui sappiamo che l'Italia ha un grosso buco, un grosso vuoto. Eh, nella, nella mappa che, che vedete alle mie spalle mh, ci sono delle di, 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 eh, differenze inaccettabili tra il livello di spesa eh, per esempio, per questa fascia d'età nelle diverse regioni italiane, eh, adesso noi stiamo vedendo l'Italia un po' dalla luna no? con questi indicatori molto. Eh, Nell'intervento vi proporrò poi uno zoom: piano piano entreremo dentro l'Italia, i territori, eh, i territori eh, e li vedremo direttamente. Eh, sappiamo, ce lo ricordava Franco Lorenzoni prima, quanto sono fondamentali gli spazi per i giochi, i playgrounds eh, nelle città italiane, purtroppo soprattutto in una parte del nel nostro paese eh, sono una chimera. Eh, vorrei ricordare, c'è qualcuno che ne parlerà poi in maniera più competente, io quest'estate ho avuto la grandissima fortuna di, di, di andare in Finlandia e di capire che cos'è realmente una città pubblica eh, pensata e, e che, che è anche una città educativa. I playgrounds hanno un ruolo fondamentale e non sono degli spazi fatti, belli, meravigliosi e abbandonati lì, ma sono spazi gestiti e sono spazi fondamentalmente gestiti con la scuola. Eh, chi gestisce il playground lo gestisce insieme alla scuola, quindi c'è la scuola che entra nel, nel il territorio, che entra nella scuola perché c'è una quantità di offerta extra, ma poi c'è anche eh, la scuola che sta nel territorio, sta fuori, sta nella città. Eh, i territori delle povertà di istruzione, si diceva prima il dato del 14%, allora qui noi abbiamo in questi anni cercato di capire, adesso sono tantissimi ricercatori in tante università italiane si stanno confrontando sulle metodologie per misurare il tema della dispersione scolastica, questo è un indicatore indiretto degli early school leaver che lo misura. Eh, tra i ragazzi di 18 e 24 anni che, non hanno, che sono rimasti alla licenza, eh, alla licenza media, ma è comunque un dato sicuramente impreciso. Un, eh, secondo i dati del Ministero dell'Istruzione e eh, dell'Anagrafe Scolastica sappiamo che sono circa 100-130 mila i ragazzi ogni anno a rischio eh, di... Eh, di dispersione scolastica, anche questo dato forse ci dice molto poco, eh, c'è un altro dato che è questo che vedete nella mappa a fianco, la cosiddetta dispersione implicita, che cosa significa? Eh, sono i bambini, i, sono i ragazzi di, di 15-16 anni che vediamo con, attraverso le indagini PISA, eh, OX e PISA, che non raggiungono le competenze minime, anzi questi sono dati invalsi, quindi diciamo che un, un ragazzo Uh, su quattro non ha le competenze minime in due diciamo uh, delle dimensioni fondamentali della nostra istruzione. E poi abbiamo i territori fragili, inutile dirlo. E Pensiamo quanto sono diventati drammaticamente fragili oggi e cosa in prospettiva nei prossimi anni della transizione scuola-lavoro. Qua abbiamo un, un dato che ci racconta i, i cosiddetti NIT eh, che non sono nel, nel, più nei percorsi di, di lavoro, nei percorsi di istruzione. E su questo no, abbiamo visto proprio recentemente, lì è stata fatta una proiezione sulla disoccupazione giovanile eh, molto allarmante. Eh, e sappiamo che questo è un tema molto molto sensibile in questi, in questi ultimi mesi si è parlato di come la didattica a distanza in certi casi è riuscita a sanare eh, a, a, così ma sappiamo invece quanto questo è stato impossibile o quasi impossibile soprattutto per la formazione professionale eh, per tutto un ambito delicatissimo dove appunto eh, sì, ehm, che è un terreno diciamo, di, di, di recupero, di, di possibilità, di, di formazione per, per tanti ragazzi che, che hanno magari più difficoltà in altri percorsi. E, e quindi arriviamo, insomma, abbiamo visto molto velocemente eh, questa, questa stratificazione. Noi eh, ogni tanto parliamo in termini di universi paralleli, no? ci sono tante Italie, eh, tante realtà diverse eh, e, e, questi, e questi diversi strati di, strati di povertà eh, contribuiscono ad alimentare queste cosiddette povertà educative. No? Prima si faceva riferimento al deserto, alla desertificazione come opposto della città. Il, il, la metafora delle povertà educative, una delle metafore che è stata utilizzata in questi anni, forse fertile, che ci aiuta a capire anche perché noi concentriamo molto l'attenzione sui bambini e sui ragazzi, è il fatto che, eh, che per eh, povertà educativa noi eh, stiamo, eh, qu quando parliamo di povertà educativa, noi guardiamo alle potenzialità inespresse, al fatto che in determinati territori le potenzialità, i talenti, eh, le aspettative non, non riescono a fiorire, non trovano, non trovano linfa per fiorire, c'è cioè una grande ingiustizia, si nasce in territori che eh, alimentano poco i talenti. Spesso si associa questo, per esempio, mi sono occupato in particolare negli ultimi anni del tema delle periferie e me ne sto occupando in particolare in un nuovo lavoro che ho cominciato alcuni mesi fa. Sto lavorando per una fondazione che si propone proprio di lavorare a Roma sul rafforzamento della comunità educante nei territori che chiamiamo sensibili. E periferia appunto un termine che abbiamo visto molto impreciso che non significa niente cioè periferia e periferia ci sono i quartieri dormitorio ma a Roma c'è eh, per esempio Torre Angela che vedete sul quadrante orientale dove si insegna, eh, di Roma lì a destra eh, nella foto che è un grande quartiere dormitorio, ma un quartiere dormitorio in fondo anche Loggiata, che è un quartiere invece appannaggio High della, della, della Society romana, e entrambi sono quartieri dormitorio perché non ci sono funzioni eh, della città all'interno dei quartieri. Poi ci sono i cosiddetti quartieri sensibili, che sono i quartieri. Eh, che secondo una serie di indicatori dell'Istat che sommano eh, vari, appunto, vari indicatori, dalla disoccupazione giovanile a, a vari altri, eh, ci disegnano le aree di estrema marginità. Prima vedevamo dalla Luna l'Italia divisa in regioni, adesso la vediamo in zone urbanistiche, anche su questo si sta lavorando molto negli ultimi mesi e anni, grazie anche a tutto il lavoro che è stato fatto sulle proprietà educative, per cercare di trovare degli eh, strumenti per eh, raccontarci sempre meglio quali sono la conoscenza lo diceva Lorenzoni è la base di tutto dobbiamo conoscere, dobbiamo capire dove intervenire almeno se crediamo e noi lo crediamo che bisogna oggi adattare, adottare dei progetti di discriminazione positiva cioè noi oggi dobbiamo dare di più a chi ha meno parliamo di scuola ma parliamo anche di scuole di periferie parliamo di scuole che sono a maggiore rischio di dispersione di tutti quei dati territori che hanno, offrono meno alla, alla popolazione eh, e in particolare alla popolazione eh, giovanile. Spesso se noi sovrapponiamo adesso qua non c'è il tempo questa mappa, quella dell'edilizia popolare pubblica e popolare, che per esempio a Roma è stata un'importante strategia ma che è stata completamente abbandonata negli ultimi anni, eh, vediamo che l'indicatore di disagio eh, si sovrappongono abbastanza bene all'edilizia all pubblica. A Roma abbiamo tre quartieri che sono quartieri molto difficili, sono in particolare appunto Torre Angela, con Torbella Monaca, San Basilio e Ostia Nord, che sono quelli che ci danno i dati più elevati, con la presenza significativa di bambini e di ragazzi, e sono eh, tre esempi di edilizia pubblica eh, che purtroppo in Italia è stata fatta anche in maniera sbagliata lo sappiamo è una riflessione che andrebbe fatta con la ghettizzazione poi è stata diciamo è stata spesso una strategia per ammassare il disagio invece che creare effettivamente alternative per chi non aveva e a Roma c'è anche il problema molto grande della città abusiva si parla spesso troppo spesso della città pubblica costruita da male ma dobbiamo ricordarci che Roma ha eh, 100.000 eh, bambini e ragazzi che vivono, vivono in quartieri di edilizia pubblica eh, scusate, abusiva di origine abusiva, oggi sono stati quasi tutti sanificati, ma eh, privi di qualsiasi spazio per il gioco lì altro che playground, non c'è nulla per i bambini e per i ragazzi, ci sono soltanto eh, dei centri meritori degli oratori, dei centri di aggregazione giovanile, quello che si inventano gli abitanti, qualche biblioteca, qualche biblioteca eh, pubblica, meritoria, eh, però c'è è una città non pensata per i bambini e per i ragazzi. E sempre facendo questo zoom eh, che abbiamo cercato di fare in questi mesi, eh, arriviamo al disegno buffo di, di, di questo municipio di Roma che è praticamente la, la ventesima città italiana, una città di 250.000 abitanti, 260.000 abitanti, è la sesta eh, circoscrizione di Roma, il sesto municipio di Roma eh, che comprende Torre Angela, Borghesiana, eh, Finocchio, queste zone e eh, quelle che vedete rappresentate sono le scuole, delle scuole, asili. Eh, sono circa un centinaio di strutture eh, del, eh, pubbliche, pubbliche, eh, pubbliche del, del municipio, un, un fondamentale presidio. In, in territori che, sono, appunto, che conoscono sia il problema dell'unità pubblica abbandonata come Torbella Monaca, ma anche di tutte le borgate che sono state costruite, dell'abusivismo anche recente della borghesiana, Castelverde, sono zone eh, che continuano anche a crescere, e dove paradossalmente, mentre nel centro si... Eh, si svuota, eh, le scuole piano, piano piano si stanno svuotando. Qui eh, c'è un problema. Il problema è che una volta eh, sono andato in queste scuole e non capivo la parola che mi stava dicendo questo qua. Mi, dicevano, mi stava spiegando che loro avevano un problema di tramezzature. Eh, poi l'ho capito sul, dopo riascoltando la registrazione di questa intervista, eh, cioè, lì hanno tramezzato tutto. Cioè, sono scuole che sono state eh, piano piano eh, svuotate di laboratori, di, di strutture perché eh, c'è una popolazione, eh, è, è il municipio con la, con la percentuale più alta di giovani di Roma, ovviamente, eh, sta crescendo e tra l'altro dall'altra parte c'è una, una, un, un, una cosa terrificante che è il fatto che tutta una serie di procedure pubbliche per la costruzione di eh, ampliamenti di plessi, costruzione di scuole, eccetera, l'avete sopra, abbiamo messo un elenco, sono tutte incompiute per una serie di magagne, errori, fallimenti. Eh, eh, mancato funzionamento della, della macchina amministrativa, burocrazia insostenibile eh, eh, e quindi assistiamo al paradosso di un, di un, di un municipio che ha enormi problemi e una risposta veramente elefantiaca e farraginosa. Eh, con la fondazione eh, da alcuni mesi abbiamo cominciato, malgrado il lockdown, un percorso di un cantiere di rigenerazione educativa insieme all'università al Dipartimento di CEA dell'Università di Roma, eh, il professor Carlo Cellamare e, e la sua e la sua equip, e stiamo lavorando sul abbiamo messo eh, vedete questa è, è proprio Torbella Monaca e ve, vediamo da una parte eh, ci sono due scuole eh, la scuola Melissa Bassi e la scuola eh, in via dell'archeologia che è una delle vie eh, più mh, famigerate di Roma Ecco, forse una, una cosa vorrei dire, ecco importante, eh, stiamo parlando di territori indubbiamente desertificati, non li chiamerei deserti perché eh, in realtà la cosa che dobbiamo, su cui dobbiamo veramente riflettere molto bene è che in quest, questi territori sono pieni di, eh, sono ricchi di una comunità che ha un sacco di problemi ma sono pieni anche di risorse. Se li continuiamo a trattare come, come deserti rischiamo veramente di... Eh, di, di stigmatizzarli una seconda volta. Di, questi ragazzi, i ragazzi con cui lavoriamo, con cui si lavorano tutte le associazioni, sono eh, ragazzi vittime due volte: vittime eh, di sicuramente di una situazione di partenza difficile, ma vittime anche di uno stigma sociale che li condanna. Eh, li condanna a un destino segnato a volte, quindi bisogna molto stare attenti anche alle parole, quindi eh, è un territorio difficile, non è un deserto, eh, stiamo cercando di lavorare con tutte le realtà, è pieno di realtà, ci sono centri sociali, ci sono, eh, ci sono insegnanti fan fantastici, piccole associazioni, sindacati di base che lavorano, eh, associazioni eh, sportive e con tutte queste realtà stiamo eh, costruendo questo, realtà, eh, questo progetto che lavora molto sull'idea di partecipare partecipazione di coinvolgimento degli abitanti. Eh, qua ci sono alcuni dettagli, rifaremo una piazza, la piazza eh, di Largo Mengaroni a Torbella Monaca, la piazza centrale di Torbella Monaca. Eh, stiamo rifacendo un giardino, stiamo rifacendo, stiamo facendo le procedure per fare questo giardino perché il discorso è molto lungo. Quando si passa dal, dai, dalle bellissime mappe ai dei progetti, alla realtà lo sapete meglio di, eh, di noi, c'è cioè purtroppo un, un tempo molto difficile e molto faticoso di. Eh, di, ma noi lo stiamo riempiendo. Stiamo soprattutto lavorando molto con la comunità, con i cittadini, con le associazioni per cercare di eh, partire dalla, da una risposta, eh, da, un, da un interesse, dai bisogni reali, dalla conoscenza del territorio che solo i cittadini possono avere. E, e insieme, eh, allo stesso tempo, abbiamo avviato. Uh, un altro progetto, questo proprio in pieno lockdown, per rispondere all'emergenza, si chiama Tornasole. Uh, questa uh, abbiamo cercato di mettere insieme le scuole e una decina di scuole e alcune associazioni del territorio uh, del, del sesto, quinto e settimo municipio. Stiamo creando un'alleanza educativa, stiamo facendo formazione con, uh, con l'associazione di Marco Rossidoria IF Imparare Fare. Eh, stiamo cercando di lavorare sul, eh, sull'idea di interdisciplinarità, interdisciplinarità nella scuola, cioè l'idea di eh, portare gli educatori insie, insieme alle scuole, insieme agli insegnanti, per cercare di avvicinare la scuola e l'extrascuola. <ride> Spesso si fanno, si fanno progetti, si parla molto no, del rapporto tra scuola ed extrascuola. Eh, però a volte la scuola è qualcosa che si aggiunge e qualcosa è un di più, c'è cioè, la scuola la mattina, e, e gli insegnanti insegnano le loro materie, poi i ragazzi escono e vanno nell'associazione a fare delle attività. L'idea è quella di creare dei collegamenti tra questi due momenti fondamentali. Se non c'è collegamento, se l'educatore non sa che cosa si sta facendo in classe e chi sta in classe non sa. Che cosa sta facendo? Eh, che cosa si può fare fuori scuola e se non conosce meglio quel ragazzo e se non capisce che eh, ha bisogno di un suo percorso, e, allora, questo non è una, un concetto nuovo: si sta facendo, si sta sperimentando da alcuni anni già a Torino. Il progetto, progetto Prova c'è ancora Sam in alcune realtà. Per Roma è un'esperienza molto nuova: e noi ci stiamo provando eh, e, e ci sono decine di educatori e di operatori sociali che stanno lavorando in questi giorni, nei prossimi giorni entreranno nelle scuole per fare osservazione accanto agli insegnanti di questo momento di cosa sta accadendo nella scuola c'è molta paura, c'è bisogno di stare insieme e quindi eh, vi lascio con un'ultima con un'ultima provocatoria mh, mh, eh, storia che ha pubblicato The Guardian qualche giorno fa sul ruolo, eh, sul ruolo. io adesso in questo momento sto parlando mh, dal punto di vista di una fondazione privata eh, quindi eh, eh, credo nella possibilità di, eh, di sostenere la scuola pubblica nelle, nelle aree marginali difficili eh, credo che un ruolo eh, spetti anche al, al, al privato qua siamo anche qua siamo ospitati da una fondazione quindi eh, è, è un appello oggi il purtroppo eh, se noi andiamo a guardare, si dice tanto che, che, che le fondazioni investono anche in educazione, ma poi se c'è cioè questo studio De che fa vedere come gli investimenti del privato e eh, delle fondazioni filantropiche vada sempre a privilegiare le eh, scuole e le università di quelle soliti circuiti. Quindi vadano paradossalmente ad ampliare la forbice quello che pensiamo che sia fondamentale oggi. Per, in questo momento difficile dove serve investimento pubblico ma sicuramente può, può servire anche un investimento privato, debba però andare a, a fare quello che dicevo prima, discriminazione positiva, identificare le aree difficili, sostenere. In Italia ci sono tanti, eh, tante, eh, tante persone ricche che potrebbero oggi farlo e potrebbe essere un piccolo contributo, non, certo, non è certo la, la svolta ma potrebbe essere utile. Grazie Giulio, nominiamola alla Fondazione Paolo Bulgari. E eh, 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 ti facciamo tanti auguri per eh, questo nuovo lavoro perché, appunto, parlavamo all'inizio di disuguaglianze, come ci ha raccontato adesso Giulio. È molto evidente: cioè Roma è la capitale d'Italia e anche la capitale delle disuguaglianze. Fare il lockdown ai parioli in un appartamento eh, grande o farlo a Torberla Monaca in 30 metri quadri una famiglia e senza i device necessari per l'istruzione ha, ha veramente creato eh, uno iato fortissimo per non dire poi dei, dei ragazzini che sono figli di immigrati, ci sono delle realtà romane molto vive e attive, penso alla, per esempio alla scuola Altramente, che lavorano proprio con eh, i figli di immigrati e questi ragazzini si sono trovati del tutto abbandonati e sono spariti, proprio letteralmente spariti. Quindi grazie del tuo lavoro e prima di chiudere questo talk vorremmo recuperare il video appunto che avevamo lanciato di Wendy Cop che è fondatrice del Teach for All perché il video che avete visto eh, all'inizio non era quello indicato. Chiedo alla regia se adesso può mandarlo, grazie. You know, we have a reality that the circumstances of kids birth really predicts their educational and life outcomes. Irrespective of what country they're living in, I mean, whether it's the most developed context or, or the least developed. I just saw a study in Austria that showed that 10 year olds already have an educational deficit of three years if their parents don't have a high level of education. And that statistic resonated because here in the US, it's very similar. You know, 20% of, of the US population, the kids are growing up in poverty. And by the time they are in fourth grade, they're already as many as three years behind. And of course, when we consider the, the circumstances in low and middle income countries, you know, worldwide, we have 260 million kids not in school at all. Um, and even the kids who are in school, are not learning so the world bank report um, a couple of years ago showed that 60% of kids in primary schools in developing countries are not even going to attain a basic level of education so we clearly have a huge learning crisis but even beyond that you know when we consider whether the generation of, of students in our schools today are developing the sense of agency and awareness and proficiency and mindsets and values to be able to navigate a very uncertain world and shape a better future for themselves, you know, get on a path to meaningful careers and for all of us solve our increasingly complex problems. We are simply far from where we need to be. The impact of oh, COVID-19 ecco. and and how we've reacted uh, so far. You know, first, I think it's so important to recognize the heroic efforts of so many teachers, school leaders, parents to keep kids learning. And I know across our network at Teach for All and and really all over the world, we've seen such extraordinary examples um, of you know. Of teachers in in even without any access to any technology at all, um, going to great lengths to keep their kids safe and to keep them learning. Um, at the same time, you know, I just saw a World Bank estimate that we have not been able to reach about half the kids in the world in terms of keeping them learning. And as you probably know in your own country, you know, the most disadvantaged kids, even, even in highly developed contexts, often don't have access to either the teachers or the technology that would have made it possible for them to keep learning. I think the latest report is that for just considering the kids in school today, the World Bank is projecting that this generation will lose $10 trillion in labor earnings over a lifetime because of the learning loss from this era. Um, so we have a true education crisis, even as we have a health crisis and, and an economic crisis. Bene, grazie per questo sguardo internazionale che ci dice appunto considering what we have learned during this <laughs> pandemic in education, and what we've seen, and how that can inform how we should go forth. I, I would start by just saying we've seen we've seen three big things. First, we've seen I think a growth in awareness about how important it is that students develop this kind of broad set of outcomes that many of us in education have been talking about for some time. Because we've seen that the kids who have been most likely to keep learning, irrespective of their circumstances, have been those who have a sense of ownership over their education, who have you know, a state of, of social, emotional um, health and, and mental health. Um, and so as we consider what it will take, i mean, clearly those are the students who will also be best equipped to navigate the uncertain world that, that we're facing. Um, a second thing we've seen is that, you know, there's a lot of talk about the technology divide in education, but we've seen there's an even bigger divide, which is whether students have had access to the kind of innovative, creative, you know, extraordinarily committed teachers, school leaders, parents. Who have been willing to go well above and beyond to make sure that they keep learning, and that's true even in the highest bandwidth context. You know, I was talking with a student in Denmark who's on our student leadership advisory council, who's who was explaining that you know a, a quarter of the kids were really engaged and constantly learning in her class, and and a quarter didn't show up at all, and the rest were sort of somewhere in the middle. And she said it all came down to. Whether there was a teacher who was who had strong relationships with the kids and built a real sense of community and could foster their their sense of motivation, um, so that's that's the second thing we've seen. And the third is that you know we've seen the power of technology to enable something different than we traditionally have in education. Um, we've seen huge access challenges, um, and again, even in developed countries, many kids don't have either. The technology or the connectivity um, that, that it takes to keep, keep, use those devices to keep learning. Um, but where kids have had access, even just to low bandwidth solutions like phones and data, we've seen that teachers have been able to achieve a different level of differentiation for students, foster a different level of student ownership for their learning, a different level of parent engagement and insight into what's going on in the classroom. So we've clearly seen the potential of technology um, to help us reinvent education in the ways that, that we know is necessary. So as we think about all that, um, you know, I think we have such an opportunity right now because we've in some ways stepped out of the educational box that we've been in. Um, and we don't have to go back to that same box. You know, if we really think about what we've learned in this era, uh, we can go back to something different, which is going to be so important to ensure that this generation not only doesn't lose a lot, um, but actually gains the kind of education they need to be able to help us all and themselves have a better future. Um, and I think in order to live into that opportunity, we need to come together within our communities, first of all, and consider and reconsider the purpose of education you know what is it that we're aiming for for our students um, you know considering all that we've learned about the importance of the broad set of outcomes for kids during this era at the same time we need to invest all the more in developing educators and leaders at every level of the system um, and and finally i think we've learned a lot that we can leverage about about how to utilize technology to enable a more student centered, student driven approach to education. <laughs> Per questo intervento che ci permette eh, appunto di allargare lo sguardo internazionale e che poi fa la sintesi no, di quello che abbiamo detto oggi, cioè ehm, questa drammatica situazione di eh, debito che gli adulti hanno contratto verso i ragazzi in questi mesi eh, anche della pandemia in cui Lorenzoni li chiamava tristi mesi di non scuola, perché nonostante tutto insomma i problemi, come abbiamo visto oggi, sono molto grandi, però è l'occasione. Come diceva ehm, Wendy Coop di rimettere al centro eh, l'educazione, la formazione, gli investimenti in ricerca, utilizzare le nuove tecnologie anche per ripensare la didattica. Quindi a questo punto entriamo, entriamo in mezzo a stress della, della giornata con i tavoli di lavoro. Vorrei invitare eh, di nuovo qui Elisabetta Dodi che ci aiuta a presentare i tavoli di lavoro. Io devo dare qualche qualche riferimento ai partecipanti prego Elisabetta oh, te lo facciamo portare mentre se cortesemente Portate Elisabetta al microfono, Io intanto dico due notizie così molto tecniche perché appunto i partecipanti ai tavoli dovranno ognuno andare al proprio tavolo, ognuno di voi sa dove sono dislocati in palazzo altrimenti possono chiedere, ma la cosa che mi preme dire è che poi ehm, chi ha ricevuto il link appunto si può collegare ma anche il pubblico se vuole partecipare come uditore basta che vada sul sito della Fondazione. Sulla pagina dedicata è About City e poi rinnovo l'invito per le 17 per la restituzione del lavoro dei tavoli. Eh, grazie Elisabetta, se vuoi salire. Devo fai, salire, va bene. Ci fai compagnia. Sì. Okay. Eh, no, una parola solo sui tavoli, nel senso che abbiamo un po' convenuto anche eh, ovviamente con chi ha organizzato queste giornate. Condividere un po' il senso dei tavoli e un po' il mandato che, che, che sarebbe interessante che i tavoli un po' assumessero. Eh, il lavoro dei tavoli è diviso in due momenti, mattino e pomeriggio. Eh, il lavoro del mattino: questo è un invito, eh, ci piacerebbe, piacerebbe alla fondazione che fosse. Uh, un lavoro come dire, di esplorazione, non di sintesi, ma proprio un po' di, di esplorazione e di costruzione, come si è detto, un po' di una mappa di priorità, una mappa di, di temi, di questioni, perché come dire, anche un po' da consegnare a eh, decisori eh, di, di diversi ambiti e, e abbiamo detto, ci siamo detti che sarebbe interessante costruire, che ogni tavolo costruisse una mappa che orienti senza vincolare che ha passioni senza illudere, anche riferendoci un po' alle contraddizioni che dicevamo anche questa mattina, che tracci dei sentieri senza però costruire dei binari. Eh, una mappa di temi, di priorità, di questioni su appunto gli oggetti specifici dei tavoli che però dica quali possono essere alcune priorità di lavoro per i mesi prossimi, per, i, per gli anni prossimi, eh, sui temi specifici dei tavoli. Il lavoro del pomeriggio è eh, come dire, molto connesso alla mappa che i tavoli costruiranno, ma è un po' funzionale a mh, come dire, dire che quella mappa è possibile, cioè eh, provare a condividere esperienze, progettualità, buone pratiche. Eh, senza ovviamente nessuna preoccupazione di modellizzazione perché nessuno di noi crede nella modellizzazione, ma come dire, provare a condividere anche delle esperienze, delle progettualità che stanno andando nella direzione un po' della mappa costruita al mattino e che, di, che mostrano proprio delle possibilità. Come diceva anche Lorenzoni prima, è importante in questo momento costruire, raccontare, documentare, mostrare anche delle possibilità rispetto ovviamente a, a, a una mappa condivisa. Per cui questo è un po' il lavoro che eh, ci immaginiamo per i tavoli. Sui tavoli li presento, ma nel senso che li conoscete bene anche perché se siete qua li avete scelti, quindi eh, però come dire, li, li, li ricondividiamo più che altro per dirci quali sono i temi di lavoro su cui lavoreremo questa mattina. Il primo tavolo è il tavolo welfare per l'infanzia e i bambini al centro, che è coordinato da Benedetta Polini. È assegnista di ricerca presso l'Università Politecnica delle Marche e con Giovanni Storiale che farà, avrà una funzione di rapporteur dentro al tavolo. Il secondo tavolo è la scuola che verrà Tempi, Spazi e Relazioni coordinato da Monica Guerra e Francesca Antonacci. Monica Guerra è oltre che collega, lo posso dire, <ride> è pedagogista, ricercatrice presso l'Università di Milano Bicocca, in questi mesi credo l'abbiate incontrata probabilmente in molte delle riflessioni anche che hanno accompagnato il ripensamento della scuola, e insieme a lei ci sarà Francesca Antonacci, anche lei ricercatrice, docente all'Università Milano Bicocca, collega di Monica, poi sinceramente come dire, saranno le persone che coordinano i tavoli a presentarsi più nel dettaglio, credo che non sia questo il momento di eh, entrare troppo nel merito. E il terzo tavolo, eh, scusate, Tommaso Connaghi avrà una funzione un po' di accompagnamento e di rapporteur del tavolo. Il terzo tavolo è accelerazione digitale, competenze e device per il futuro della scuola, coordinatore Michele Barangi. Che anche qua collega amico, e scusate ma se siamo qua in presenza scattano anche queste dimensioni emotive che nei webinar non ci siamo permessi, quindi oggi ce le permettiamo, e docente appunto a contratto di tecnologia dell'istruzione e dell'apprendimento e di peer media education in, in Università Cattolica, è anche membro del Cremit che è il centro di ricerca sull'educazione ai media e all'innovazione e alla tecnologia sempre dell'Università Cattolica e eh, Pietro Fantechi, spero di averlo pronunciato giusto, è rapporteur del tavolo. L'ultimo tavolo, eh, ultimo ma non ultimo, è alleanze e politiche educative nei territori fragili, quindi come dire anche molto in continuità con l'ultimo intervento di, di Giulio Cederna, e coordinatrice Daniela Luisi, che è ricercatrice, ricerc ricercatrice sociale, partner del forum diseguaglianza e diversità e anche membro dell'associazione Riabilitare eh, l'Italia e Pietro Savastio invece è rapporteur del gruppo. Eh, questi sono, come dire, era importante condividere, perché ognuno in un, lavorerà in un tavolo, ma siamo dentro ovviamente a una cornice anche comune di piste di lavoro che anche gli interventi di questa mattina ci dicono essere molto correlate e connesse per cui sarà anche interessante poi condividere le mappe e le possibilità e eh, con anche grande attenzione alle connessioni ai link però, tra, tra le riflessioni dei, dei singoli tavoli io però qua mi fermo e auguro buon lavoro a tutti e nell'augurarvi buon lavoro vi ricordo che dalle 13 alle 14 sarà il lunch in sala eh, polifunzionale, a dopo, grazie